Avanti un altro! Avanti un altro! Lei è la nostra concorrente. Buonasera. Come si chiama? Buonasera. Olimpia. Olimpia. Va bene. Si sente comoda? Molto. Può cadere? No. Spero di no. Spero di no anch'io. Allora, donna Olimpia, da sì. Dove viene? Da dove arriva? Vengo da Asti, ma sono siciliana. No? Oh. Non devo sì? dire? Sì. Di dove? Palermo. Sicura? Sicurissima. Ciao, Jack. Ciao, bella, come stai? È carino. Ma... È siciliana, siciliana. Sì. È siciliana. Sì. Sicula. Sì. Oh. Oh. Cara Olimpia. Dimmi tutto. Questa sera parliamo della natura. Parliamo dell'ornitologia, ovvero lo studio sugli uccelli. Certo. Mi sembrava proprio la domanda opportuna. Non Olimpia, ci diamo del lei. Lei è ornitologa? Insomma, le piacciono gli uccelli? Ne è appassionata? Dipende. Di quali uccelli parliamo? Ma ci sono uccelli e uccelli. Ci sono uccelli. Però lei non mi ha risposto. Che uccelli le piacciono? Parliamo di uccelli. Quelli che volano. Ma tutti volano. No, ci sono anche quelli che non volano. Fanno anche centro qualche volta. Sì. Oddio. Allora, io volevo dare una domanda che pregherei, anzi, alla nostra Valletta, splendida Valletta, bellissima, di dare questo foglietto, anzi no di darlo, di dare l'opportunità a Jack, perché Jack vuole farle una domanda. Benissimo. Attenzione, eh. Uccelli? Certo. Parliamo di uccelli. Parliamo di uccelli. Allora, leggiamo. Caro Olimpia, che uccello ti piace, bianco o nero? Bianco? Bianco perché non è abbronzato? Perché non è abbronzato, sì. Ah. Ma Jack, maestro, ma che domanda fai? Tu dovevi fare un'altra domanda. Di che colore sono le ali dell'uccello, in questo caso se le piacciono le ali bianche o nere? Questa è la domanda, maestro. Va bene, l'importante è che l'ha capito. Ti piace l'uccello? Sì! Ma una cosa l'abbiamo verificato. Oddio! Abbiamo verificato che gli uccelli piacciono perché l'ornitologia è importante. Bene. E visto che sei così importante, io voglio farle tre domande, ok? Anzi, una domanda sola, se non la metto troppo. Esatto. Ecco, allora, perché la gazza ladra è attratta da ciò che luccica? Tre risposte le sì, do. La, so. La prima. La so. Aspetta. Ah, scusa. Perché indossa gioielli, vuole fare colpo sulla gazza maschio? Scusate, autori, ma si può dire al maschile gazza? O si può dire forse gazzo? Gazza, sempre gazza. Sempre gazza. Sempre oddio. Gazza. Secondo lei, donna Olimpia, il termine più appropriato, quindi, quale sarebbe? Questa è la prima risposta. Ok. La seconda. Perché deve farsi un nido più grande e più bello? E quindi raccoglie le monete che luccicano, possibilmente in lire, e le conserva perché non si sa mai, torna certo. L'euro va via e torna la lira. Ma appunto, se in Italia dovesse ritornare la lira, ma la lira come fa a tornare oggi? Autori, ma che risposta è? Ma che risposta è? Terza, perché il maschio della gazza, oppure abbiamo detto il gazzo maschio, sempre, gli autori... Sempre gli... gazza, eh. Gazza? Io gazzo ladro non l'ho mai quindi sentito. Quindi se c'è una gazza e c'è un gazzo e sono più di gazzi, quanti sono gazzi? Tanti gazzi. Tanti gazzi. Non so, può essere. Quindi, cara donna Olimpia, gazzi. È meglio a questo punto quando sono non lo sa. Gazzi tuoi. Che ognuno si faccia i gazzi propri, propri, perché certo. È la cosa più importante. Allora, donna Olimpia, queste tre risposte. Sì. Qual è quella che secondo lei la attrae di più? Mi dica. Devo rispondere adesso o... No, possiamo andare domani. Siamo a casa. Io no. Penso la prima. È siciliana, è sicura? Penso la prima. No! Quella è la prima. Attenzione no? Che io posso anche... Ah, già, è vero. Cosa? No, no. Cosa è vero cosa? Scusa. No, nulla.
Lei sta pensando qualcosa che io posso fare? No. No. Però potrebbe accadere. Sì, però andiamo oltre. Lasciamo questa incognita. Allora, la prima, no. 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 La seconda, deve farsi un nido più grande e più bello? Mm. No. 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 La terza, ma perché? Perché il maschio, cosa fa? Nel proprio nido, sul proprio nido, va a rubare delle cose lucenti perché ci tiene alla propria gazza. Ah. Lo sapeva? No, non ero stata attenta. Non ho capito niente. Allora, siccome lei, donna Olimpia, non ha indovinato, ma io il regalo glielo faccio lo stesso. Grazie. Venga con me. Sì. Guendiria, mettiti qua. Facciamo passare prima la nostra stupenda valletta. E vengo qui. Il regalo, si metta qua vicino. Sì? A me. Il regalo è Jack. Ciao, carissimo, come stai? Ciao, Jack, sono veramente felice di conoscerti. Ma quanto sei bello! Anche io! Ah! Cosa c'ha questo? Non lo so, Jack. C'ha il tic del ruscio. Ah, sono nervoso! Perché sei nervoso? Perché guarda te! Veramente? Vero! Ma è pure siciliano! Lui sì, ma non si direbbe. No. Siciliano sogno, se c'è! Di dove? Di dove? Di dove? Provincia di Castellescetta! Ah! Si era dimenticato. Ma come si dice? Arancino o arancina? Arancina. E perché non arancino? Arancina a Catania. Ma... A Palermo si dice arancina perché è femmina da noi. Da voi? Da noi è maschio, arancino. Da noi è femmina. Vede, però, donna Olimpia. Però sta ritornando il fatto perché arancina, arancino, torniamo all'ornitologia. Agli uccelli, perché ugazza o gazzo, per te come si dice, Jack? La gazza? Arancino! La no, gazza. Ti ha chiesto la gazza! La gazza la metto quando mi ferisco, nelle braccia! Nelle braccia? Ah, giustamente, la gazza! Comunque, donna Olimpia, devo fare una rivelazione. Certo, prego. Anzi, perché il pubblico vuoi fare anche silenzio. Allora, Jack... Dimmi! No, dico, allora, Jack... Dimmi! È proprio deficiente. Ma è sordo! No! Allora Jack voleva dire che si è innamorato di lei, donna Olimpia. Di me? E adesso io vi lascio soli. No, perché? Sì? Che dobbiamo fare? Non lo so, lui sa tutto. Cosa vuoi fare, Jack? Oh mio Dio. Te lo dico in privato? Ti vuoi cantare una serenatina? O no? Che facciamo? Vogliamo? Una canzone? Pubblico, vogliamo che canti qualcosa? Sì! Una canzone sicula! Certo! Per esempio, una che mi viene in mente, Shuri Shuri. Anche a me. E canta anche la donna Olimpia. Certo. E sentiamo anche il pubblico che ci segue. Uno, due, tre. Shuri 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 Shuri. Allora, abbiamo presentato donna Olimpia come la concorrente, ma donna Olimpia è un personaggio fantastico, un personaggio che ha iniziato i primi passi in quella bellissima trasmissione Avanti un altro di Paolo, esatto, Bonolis, che salutiamo. Ciao, ciao Paolo. Ciao. Lui ci sta guardando. Sì, certo che ci sta guardando. Ciao, una trasmissione. Perché seguendolo io e lui quando ci confrontiamo ultimamente parliamo così. Viene fuori. Anche a voi vi esce. Cosa? Quando esce, esce. A me quando esce, esce. A me noi pure esce qualche volta. Però è gazzo ladro. Ogni tanto, ogni tanto. Ogni tanto. Non sempre. No. Quindi diciamo che spendiamo due parole un attimino, molto velocemente, di questa bellissima esperienza fatta. Sì. Fatta quasi tre anni fa, scusate. Sì, sì. Sono andata a fare il casting, quindi è andato bene il casting, mi hanno preso. Io sono andata per vincere dei soldi. Orca. E non ho vinto. Patate. Ha vinto una gazza. Proprio. E quindi nulla, ho fatto questa bellissima esperienza, io ho avuto 22 milioni di diciamo seguaci. Esatto. Seguaci. Quindi è andata bene, non ho vinto niente, però ho vinto tanti sorrisi della gente. Però è iniziata una carriera. È iniziata una carriera, sì, perché ho fatto una canzone con Rustici e Philippe Leon, che sono gli autori di Mina e Celentano. Sì. E ho cantato Ucannolu, cioè un sacco di cose belle siciliane. Sì, esatto, e adesso farò un film. Ma la cosa più importante è che donna Olimpia, tu sei qui. Qua. Esatto, sei nel palco di Jack e il suo show. Sono veramente molto contenta e lusingata di essere qua.
spero che tu ti sia divertita. Assolutamente sì, io vi ringrazio, continuate a seguire Jack e il suo show perché è formidabile. Se grazie, mi ridai... amore, grazie! Grazie, grazie, grazie! E ricordati che mi devi ridare la protesi. Vabbè, no. Ah! Grazie, un applauso grazie a Donna Olimpia! Prego! Fantastica, fantastica!